comincerei con una domanda classica quando si presenta un libro, è la scelta del titolo, come un polittico che si apre, che non è un titolo facile, non è un titolo scontato, e merita sicuramente una spiegazione. Sì, infatti è un titolo che si presta molto al refuso, ma come un polittico, è il titolo di una mia poesia di qualche anno fa e ho cercato questa immagine perché sono andato a riprendere anche il testo, perché il polittico dà proprio l'idea dell'apertura, il trittico e il polittico si aprono nelle occasioni, solitamente venivano tenute, è come un armadio che viene tenuto chiuso e all'esterno, sulle ante che rimangono nei giorni feriali, si vede la storia appena accennata. Poi quando nei giorni di festa il politico apre le sue ante, ecco che la storia, magari a colori barocchi, il santo, viene esposta, in modo estremamente esplicito. E questo mi serviva perché è un libro di 400 pagine che appunto tocca un po' tutti gli argomenti che nei 50 anni di vita adulta che ho alle spalle mi è capitato di toccare e quindi dava proprio questa idea, se volete posso leggervi la poesia del politico che ho messo all'inizio, ho riportato qui all'inizio, che dà proprio l'idea di questa temperatura, cioè perché si scriva un libro di memorie, poi sotto forma di intervista, fatto con una persona che ha meno della metà dei miei anni, perché altrimenti io finisce che farei le cose sempre allo stesso modo. Invece questa giovane che sta a Milano, quindi non è qui, ma che ha lavorato moltissimo, proprio anche alla sbobinatura di questa intervista, diciamo, ha permesso a me stesso di vedere tante situazioni intellettuali e anche semplicemente biografiche sotto un'altra luce. E quindi questo testo, che poi è passato a disegnare il titolo, è programmatico. Come un politico che si apre e dentro c'è la storia, ma si apre ogni tanto solo nelle occasioni. Fuori invece è monocromo, grigio, per tutti i giorni, la sensazione di non essere più in grado, di non sapere più ricordare contemporaneamente tutta la sua esistenza, come la storia che c'è dentro il politico e non si vede, gli dava l'affanno del non essere stato, quando invece sapeva era stato, del non avere letto o mai avuto. La sensazione, insomma, di star per cominciare a non ricordare più tutto come prima, mentre il vento capriccioso corteggiava come amante i più giovani, fino a farli Ti fremere. volevo chiedere, proprio partendo da questo aspetto, mi è piaciuto molto l'approfondimento che è stato fatto, anche autocritico, proprio sul Reperto 74, no? Questa temperie che ne ha visto la nascita e la mancata pubblicazione, e poi soltanto più avanti l'uscita. Sì, Reperto 74 è un romanzo breve che ho pubblicato nel 2007, ma che in realtà ho scritto nel 1974, quando avevo 26 anni. Era un romanzo del coming out, solo fatto appunto all'età di 20 anni. E la cosa che, rimettendo a posto le carte, mi ha maggiormente colpito è che io, quando ho scritto quel romanzo breve, non avevo ancora scritto nessuna delle poesie che sono state poi pubblicate, cioè precede tutte le poesie che stanno nell'Oscar Mondadori 1975-2015, perché appunto esce nel 74. Perché dico era il libro del coming out? Era il libro del coming out, ma non l'ho pubblicato, nel senso che è stato mandato a Feltrinelli, Feltrinelli lo voleva pubblicare. Però dovevo cambiare il primo capitolo e fare un'aggiunta alla fine e io ho detto no, non me la sento, non avevo voglia. In realtà non volevo pubblicare quel libro perché a quell'epoca avrebbe potuto pregiudicare quelle che poi sono state le tappe successive della mia entrata in accademia, eccetera, con concorsi e cose varie.
Quindi è un libro che mi mette molto in imbarazzo perché, come dice Francesco Nieri in una critica molto circostanziata, se fosse uscito negli anni 70, oggi è un reperto, infatti sono stato io a chiamare quel libro Reperto 74, ma se fosse uscito nel 74 sarebbe uscito prima dei libri di Aldo Busi e prima dei libri di Tondelli, quindi avrebbe sicuramente, anche perché lo stile è uno stile molto giovanile, molto, che poi è andato di moda negli anni 80. Questo rimane appunto adesso come un reperto a significare che c'è stata della pavidità da parte mia, pavidità che, considerando come funzionassero le cose allora, ha delle ragioni d'essere. Adesso finalmente ho potuto dire le cose come sono andate davvero e pubblicarlo, per cui chiunque può giudicare e valutare. Poi l'altra cosa a cui tu accennavi è la questione della scrittura in prosa piuttosto che della scrittura in poesia. Poesia l'ho scritta sempre, appunto, dal 75 in poi. Prosa, nel 74 ho fatto quel libro senza pubblicarlo, ma io già pubblicavo saggistica, principalmente saggistica accademica. E le due scritture in prosa, la saggistica accademica e un'altra scrittura che era diaristica, molto privata, molto personale, sono andate di pari passo per 30 anni, perché l'Accademia richiedeva i saggi critici, le monografie, eccetera, io le ho fatte per 30 anni. Però avevo quest'altra scrittura, che era quello che i francesi chiamano journal intime, cioè il diario, che scrivevo per me stesso, e quindi non c'era nessun pensiero alla pubblicazione. Però c'erano molte situazioni, molti fatti, molte persone che venivano citate. E questa è una scrittura in prosa piuttosto liquida, piuttosto anche in certi momenti è complessa, tant'è vero che poi sono andato a riprendere certi brani dai diari e metterli nei libri di saggistica. Tuttavia era personale. Quando sono arrivato alla fine degli anni 90 e ho cominciato a lavorare al computer, a scrivere in Word, ho capito che questa scrittura su foglio di protocollo, questo diario che tenevo dal 1970, cominciava a pesarmi. E allora ho fatto un lavoro di... ho portato tutto a Pavia, al centro manoscritti, e questo diario è secretato. Ed è un pacco molto alto di fogli e sono secretati fino al 3 marzo 2048, quando io compirò 100 anni. E quindi... io ho pensato che forse ormai non avevo più necessità di fare questa saggistica accademica per, appunto per il concorso, per l'università, avevo superato questa fase e quindi ho unificato le due scritture. La scrittura del giornale intimo, la scrittura del diario e la scrittura invece della saggistica l'ho fatta diventare un'unica cosa. Per questo negli ultimi 10 anni ho pubblicato narrativa. La mia narrativa viene da lì, dalla fusione di questi due stili. Infatti la mia narrativa ha una forte connotazione saggistica, ma nello stesso tempo ha una scrittura piuttosto fluida, perché è quella che mi viene dal giornale intimo. E di solito adesso la provo, prima di pubblicare i libri, molti brani li pubblico nei social. Io sono stato redattore per 4 anni di Nazione Indiana, attualmente sono redattore alle Parole e le Cose, poi ho fatto anche semplicemente su Facebook, e provo pagine e questo mi piace molto, l'immediatezza della reazione. Il thread ai post che faccio mi serve per avere eventualmente altre idee e continuare. Da qui è nata appunto questa forma di narrativa che alcuni definiscono docu-fiction, che negli ultimi 10 anni appunto ho pubblicato. C'è il romanzo Servo di Byron, l'altro romanzo La casa di Via Palestro e poi Il racconto dello sguardo acceso, e questo libro che presentiamo stasera in effetti risente di questo tipo di scrittura, perché poi oltre la sbobinatura di Marco Cossio ovviamente io l'ho rivisto tutto e quindi ha la scrittura mia di fronte a quella della scrittura. Mi dai, diciamo, l'opportunità col tuo intervento di chiederti il rapporto anche con le nuove tecnologie. Un'altra cosa, un altro aspetto che si affronta nel libro è che magari uno scrittore che veramente ha attraversato tanti decenni non ci si aspetta questo rapporto così dinamico con i social network, con Facebook, anche appunto nella fase
di nascita delle tue opere. Ecco, qui c'è una grande ignoranza, perché io sono assolutamente un apprendista. Però le uso tutte le tecnologie possibili, quelle che mi servono naturalmente per la scrittura, quelle che mi servono per archiviare. Ho un sito con il quale appunto interagisco spesso, perché capisco che ne ho necessità, perché ho fatto i primi 20 anni della mia vita a lavorare con l'Olivetti Lettera 32 e a scrivere con l'Olivetti Lettera 32, che rappresenta uno sforzo anche muscolare notevole, e soprattutto poi nelle fasce orarie, perché dopo le 11 di sera i vicini di casa si lamentano e quant'altro, per cui uscire da quella è ancora un incubo per me, pensare all'Olivetti Lettera 32, all'epoca in cui per fare una bibliografia doveva andare nelle biblioteche e ricopiare tutto a mano, adesso ti basta schiacciare un tasto, insomma. Io adesso ogni volta che accendo il computer sono contento, lo dico proprio con la massima sincerità, io sono contento, alla sera quando vado lì mi vedo il film, vedo perché prima per vedere un film dovevo andare in cineteca, le cinematografie del terzo, quarto mondo, le dovevo andare a pescare, adesso tutto mi viene a schermo con facilità, magari non la cosa che cerco, però ne trovo sempre un'altra che magari poi mi interessa di più. Quindi io sono proprio contento di queste tecnologie e di questa possibilità. E io sono nato in un'epoca in cui non c'era ancora il frigorifero in casa. Ricordo quando alla fine degli anni 50 è arrivato il frigorifero in casa mia, per dire. Quindi ho vissuto tutta una serie di passaggi e me li ricordo tutti, come la vita è stata semplificata, come la vita è stata resa più facile e più, tra virgolette, felice in senso leibniziano. Se poi dopo uno non è felice, sono cavoli suoi, perché non riesce a costruirselo. Ma noi abbiamo oggi una possibilità di essere felici che è maggiore, non è pensabile a quello che io ricordo di 5-6 decenni fa. Io ricordo una casa dove non c'era riscaldamento d'inverno, andava sotto zero, bisognava mettere il carbone nei secchi, e cioè era una situazione, quella dell'Italia degli anni 50, che ogni tanto varrebbe la pena di mostrare, non solo nei film, fare qualche ricostruzione vera, perché le persone giovani si rendessero conto di cos'era la vita allora, delle persone normali, e si rendessero conto dei privilegi che hanno oggi. Ecco, io sottolineo questo perché per me è molto importante essere felice. Quando accendo il computer e nello stesso tempo la lavapiatti mi pulisce, la lavastoviglie mi fa la cosa, la lavatrice va da un'altra parte, eccetera, io posso gestirmi una casa e intanto mi vedo un film della cinematografia che mi è sfuggito perché negli anni scorsi ero troppo da lavorare e non riuscivo. Ecco, credo nella felicità delle piccole cose e mi dispiace che non si riesca a trasmettere questa sensazione, perché chi nasce oggi non si rende conto. Io ricordo una frase di mia madre che mi diceva: io per ritrovare, mia madre, lo stesso benessere che avevo negli anni 30, quando ero una ragazzina, sono dovuta arrivare agli anni 60. Cioè, gli anni 50 in cui io ho vissuto l'infanzia e gli anni 60 in cui io ho vissuto l'adolescenza, con gli anni 60 siamo ritornati ad avere il benessere che avevamo negli anni 30, generalmente. Cioè ci siamo autodistrutti perché abbiamo permesso che al potere andassero persone sbagliate, in modo da perdere 30 anni. Ecco, io l'augurio che faccio a chi è più giovane oggi è di non fare gli stessi errori. Siamo molto sull'orlo a farli. Immaginavo. Però in questo caso invece mi dai l'opportunità di ritornare indietro a quegli anni 50 e 60, abbiamo fatto un salto, e riparlare anche sia della tua dimensione gallaratese, che poi ritorna in realtà anche qui nel tempo, sia della dimensione familiare, che è un leitmotiv costante sia della produzione poetica che della produzione in prosa, con diciamo, personaggi importanti della tua vita che tornano a più riprese. In particolare mi viene da dire la figura oppressiva del padre, che però in quest'opera
sempre più nel tempo, anche prima io avrei fatto la vita di Turing, secondo me, nonostante la critica, c'è anche un recupero sentimentale, forse nella distanza, e anche la consapevolezza che quelle difficoltà ti hanno anche forgiato come persona e come artista. Sì, tu hai menzionato due cose, il luogo e il padre. Il luogo è una piccola città di 50.000 abitanti dove io sono nato, tra Milano e Lago Maggiore, la zona che va verso l'aeroporto di Malpensa, che si chiama Gallarate, dove però ci sono due o tre cose importanti alle quali io mi sono aggrappato durante la mia crescita, che sono l'Istituto Filosofico della Louisiana dei Gesuiti, che allora oggi è diventato un cronicario, quello dove è morto il cardinale Martini, per esempio. E allora invece c'erano gli studenti gesuiti, c'erano centinaia di ragazzi giovani, più grandi, io avevo 12-13 anni, loro ne avevano 20-25-28, e giocavano a tennis, giocavano a pallone, e c'era questa biblioteca fantastica dove io poi ho fatto la mia tesi di laurea, perché mi sono laureato con una tesi sperimentale su James Joyce. E Joyce era un allievo pure lui dei gesuiti. E quindi c'è stato questo ritorno mio con l'università alla biblioteca dei gesuiti della Louisiana di Gallarate. Questa è una cosa molto importante in una città di 50.000 abitanti, come importanza era praticamente la Gregoriana milanese, ecco, quella che io ho potuto frequentare. E l'ho potuta frequentare anche molto da ragazzo, perché alcuni di questi gesuiti erano amici di famiglia, nel senso che mia zia era il priore del convento delle Carmelitane Scalze. Io sono totalmente ateo, ecco, vorrei che sia chiaro. Però, appunto, questa educazione mi è servita moltissimo per imparare un metodo. E il metodo è quello delle bibliografie, della prova evidenziale, delle vite esemplari, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra istituzione che in questa cittadina è particolarmente importante, anzi altri due. Uno è un museo che si chiama MAGA, Museo Arte Contemporanea Gallarate, che ha festeggiato i 50 anni di vita 2 anni fa. Questo quadro l'ho preso dal MAGA, che ho messo in copertina, ed è un museo di arte contemporanea per il quale io negli ultimi anni ho curato anche delle mostre, e che ha 6.000 opere nel Cavour. È un museo molto bello, molto moderno, è un vanto per il luogo, è il secondo museo di arte contemporanea della Lombardia, e quindi avere questi due luoghi per me è importante, diciamo, cementa una frequentazione, poi ci sono altri piccoli musei e altre situazioni che mi fanno ritornare, c'è per esempio un teatro, il Teatro delle Arti, che ancora negli anni 50 aveva le migliori compagnie italiane, venivano a rappresentare. Ecco, io mi sono accorto di avere visto da ragazzino in questo teatro Renzo Ricci e Eva Magni nei sei personaggi di Cerca d'Autore di Pirandello, per dire, cioè cose, attori che poi sono la storia del teatro italiano e venivano tutti gli anni e facevano queste rappresentazioni. Ecco, di tutto questo sono molto più grato oggi di quanto non lo fosse all'epoca, perché per me all'epoca era normale avere queste cose, o nei decenni successivi, quando poi me ne sono andato, perché io poi da 18 All'epoca anni. c'era anche la famosa palestra di pugilato Beh sì, la palestra di pugilato, adesso lui, nella casa di Via Palestra. ecco, lui insiste sulla palestra di pugilato perché c'era questa palestra, Che c'era ha una questo, storia particolare, eh sì, tra l'altro. perché era un teatro che si chiamava Teatro del Popolo, che era praticamente la Casa del Popolo nel biennio rosso 2022, e poi è stato distrutto dai fascisti, il teatro è diventato una palestra di pugilato. Adesso è stato riportato con gli stucchi ed è di nuovo tornato teatro. Io lo ricordo negli anni 50 e 60 come palestra di pugilato, praticamente dovevano essere i camerini degli attori, c'erano gli spogliatoi degli atleti e pendevano queste corde perché c'erano i pungiball dai palchetti, cioè era stato adattato a palestra. E io, adolescente, quando ho cominciato a emanciparmi,
verso i 15 anni, 16, avevo trovato un escamotage, perché io pugilato non l'avrei mai fatto, perché c'erano anche molti allievi giovani, c'erano le squadre dei 17enni, dei 18enni, eccetera. Però mi piaceva molto frequentare il luogo. E allora ho trovato la scusa delle interviste, per cui facevo il vice giornalista del giornale locale La Prealpina per la cronaca sportiva e facevo sempre le interviste ai pugili. E così mi intrufolavo sempre appunto in questi luoghi e lasciavo la bicicletta sul muretto di fronte, così. Insomma, per dire, poi in provincia ci si è adatta. Un dato però è chiaro, che se io a 17 anni avessi fatto un esplicito coming out, a parte che non esisteva la parola, mio padre mi avrebbe fatto curare dei medici cattolici e probabilmente ci sarebbe stato un elettroshock e cose di quelle. Per cui impari un'educazione veramente alla ipocrisia, ecco, impari ad essere assolutamente ipocrita, diventi molto egocentrico, molto egoista, molto cioè non potresti mai tifare per una squadra di calcio in una situazione del genere. Puoi intrufolarti se c'è un calciatore che ti interessa o se c'è un tifoso che ti interessa, cioè lo puoi fare tutto sempre ad obiettivo mirato. Tutte le situazioni corali impari a viverle esclusivamente in modo singolare, in modo personale. Non esiste la coralità in una situazione che io riassumo nel libro, nella formula che Cartesio disse dopo il processo a Galilei, e cioè la formula latina bene vixit, qui bene latuit, cioè visse bene colui che provò a nascondersi. Ecco, quindi quando parlo di ipocrisia dico questo, cioè a 15, 16, 17 anni tu hai imparato una misura tale di autodifesa da tuo padre in primis e poi da tutti i succedanei del padre che la vita ti portava ad avere, professori piuttosto che compagni di scuola, piuttosto che io ho fatto militare, ma non c'è stato più nessuno che mi abbia fatto veramente paura nella vita perché ero sufficientemente addestrato e vaccinato. C'è quella frase di Michaud che cito qui, Michaud diceva l'intelligenza per poter fruttare deve essere sporcata e prima ancora di essere sporcata deve essere ferita. Ecco, io sono d'accordo con Michaud, credo anch'io che l'intelligenza per poter fruttare debba essere sporcata e prima ancora debba essere ferita. Aggiungo solo una postilla, se non va in setticemia, e qui ci sono tutti i suicidi degli adolescenti e quant'altro, se non va in setticemia, allora sì, effettivamente dopo hai una marcia in più perché hai imparato ad andare dritto all'obiettivo. Ecco. Allora, affrontato questa questione, io torno agli anni 70, che sono gli anni invece anche della presa di coscienza della tua vita adulta, della liberazione anche dall'oppressione del padre, in particolare gli anni della prima poesia di Mario Mieli di Londra. Sì, beh, qui c'è di mezzo 68, che è stata una data epocale. Io ho compiuto 20 anni nel 68 e mi sono affrancato appunto dalla famiglia, da tutte queste pastoie che mi avevano reso l'infanzia e l'adolescenza molto, molto rigide. Ecco. Io non ricordo di essere stato spensierato, forse sono molto più spensierato oggi, infatti mi piace giocherellare, scherzare, cioè sono rimasto un vecchio bambino perché ho bisogno sempre di recuperare quella infanzia, quell'adolescenza che non ho avuto praticamente. Il 68 si è inserito nella mia vita in modo molto intenso, molto, perché io mi affacciavo alla libertà e per qualche anno mi sono illuso che quella fosse la vita adulta. Invece mi era capitato di diventare adulto in un momento estremamente singolare della storia del mondo occidentale. Questo l'ho capito dopo. Io credevo che la vita adulta fosse quella cosa lì. E contemporaneamente c'era l'Inghilterra, c'era
che veniva dall'avere appena depennato il reato di atti omosessuali tradotti consenzienti, l'aveva depennato nel 67, e quindi io quando mi trovai, e qui è stata fuori Maria Miele, perché eravamo poi insieme in Inghilterra nel 70-71, eccetera, mi trovai in un ambiente effervescente a Soho e a Chelsea, e credevo che quella fosse la normalità, la vita adulta normale, e mi piaceva tanto, dico, come divertente questa cosa, no? Ecco, ma guarda che ambiente. Infatti uno dei ricercatori che tu hai conosciuto, che lavorano oggi in questo museo, Maga, Alessandro Castiglioni, in una conversazione con lui ho citato il Royal College of Arts di Londra, e lui fa: Royal College of Arts, un posto severissimo dove io ho passato un semestre. Io me lo ricordavo come un bordello a cielo aperto, per dire proprio una cosa, ho detto, ah sì, ecco, e lui l'ho lasciato nell'illusione che anch'io avevo fatto un semestre al Royal College of Arts. Questo per dire, quindi ci si trova nei particolari momenti snodi della storia. A me è capitato all'infanzia negli anni 50, appunto, in quella situazione ancora di, diciamo, pure di povertà, di estremo rigore, di severità, con un padre, come tu accennavi prima, che aveva fatto 2 anni di lager. Quindi, che è esattamente, poi semmai dopo, quando parliamo del libro di poesia, farò l'analogia con Vittorio Sereni, ecco, perché mio padre, esattamente come Sereni, aveva fatto 7 anni, 2 anni come corso per allievo ufficiale e poi allievo ufficiale, 3 anni di guerra guerreggiata, prima contro i francesi, poi contro i tedeschi, e poi 2 anni di lager in Germania, perché si rifiutava di aderire alla Repubblica di Salò. 7 anni a dare e ricevere ordini in quelle condizioni, nell'età tra i 20 e i 30 anni, ti segnano poi per il resto dell'esistenza. E come padre avere una persona del genere, nevrastenica, autoritaria, eccetera, diciamo che è una dura prova, ecco. È una dura prova che poi però ti permette di superare tutte le altre prove della vita praticamente senza, in modo molto freddo, molto lucido, perché se impari da giovane, da giovanissimo, ad essere appunto padrone di te stesso e a trovare sempre un modo di sfuggire senza poterlo dire a nessuno, è chiaro che poi dopo sei corazzato. Quando nel 2001 mi hanno detto lei ha un cancro al polmone, io ho reagito con la massima freddezza e sono venuto fuori da questa malattia, mi hanno operato, mi hanno tolto metà polmone sinistro e sono guarito, non che sia un merito mio, per carità, perché l'ho preso all'inizio, ecco. Però ricordo che quando ho avuto questa notizia io sono stato in una freddezza, di una lucidità, esattamente come quando a 16 anni avevo paura di mio padre, cioè nei momenti cruciali mi torna fuori esattamente quella freddezza e quella grinta che sono stato costretto a imparare da giovane. Per quello vi dico che è stato un addestramento che non auguro a nessuno, ma che a me è servito moltissimo. E quindi ho scritto questo libro anche per un'altra storia. Allora, invece, tornando all'impegno civile, che insomma poi tiri fuori appunto nella docufiction, ma anche nel tuo impegno appunto, per esempio, sui social network, negli eventi pubblici, nella scrittura diciamo più immediata anche. A me due cose hanno colpito. Io conosco Franco da più di 10 anni ormai e ho la fortuna di frequentarlo anche fuori da occasioni ufficiali, quindi di conoscere alcuni aspetti. Però ho scoperto attraverso questo libro la tua profonda conoscenza e amore per la filosofia, in particolare per alcuni aspetti della filosofia, che poi improntano in maniera molto originale il pensiero di un poeta. Non ci si immagina, no, che un poeta abbia in realtà delle basi di filosofia empirica in particolare così solide. Io la filosofia l'ho sempre usata, ecco. Ci sono due momenti in cui in particolare ho fatto filosofia, l'ho studiata e ne ho tratto poi per il resto della vita dei vantaggi intellettuali non da poco. Il primo momento è stato in Inghilterra, quando ho studiato in Scozia e all'Università di Edimburgo, ho fatto filosofia e diritto assieme.
e ho capito, ma dall'interno, dalla storia della cultura anglosassone, la differenza vera tra filosofia analitica e filosofia continentale. Da qui la mia critica assoluta, come si insegna filosofia in Italia anche nei licei, che portano oggi un programma, va da Hegel a Heidegger, il programma al solito della maturità dei ragazzi, cioè tutto puntato sulla filosofia continentale, sull'idealismo tedesco. E questo nei confronti della filosofia analitica, secondo me, è un vero crimine, perché non capisci che cos'è lo Stato di diritto. Perché nasce lo Stato di diritto? Perché da Jeremy Bentham, David Hume, si arriva a concepire la divisione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, con tutte le conseguenze che questo ha poi sulla vita di ogni giorno, il rispetto delle istituzioni e quant'altro. Ecco, quindi per me è stato fondamentale quei corsi di diritto e filosofia in Inghilterra in quegli anni. E poi, invece, molto più tardi, quando ormai avevo quasi 40 anni, dovevo passare da professore associato a professore ordinario, quindi avevo l'anglistica come punto di riferimento, ho fatto un dottorato di ricerca in estetica, e l'estetica mi è servita moltissimo perché è diventata la base per la teoria della traduzione. La filosofia estetica, la dottrina del gusto, la chiamava Kant, poi è diventata appunto estetica, con questo termine di nuovo conio da parte di Baumgarten, siamo nel Settecento tedesco. E lì io ho fatto la coniugazione tra Baumgarten e Humboldt. Humboldt, il padre della linguistica, e Baumgarten, il padre della filosofia estetica, e ho tratto i punti essenziali per la teoria della traduzione che uscisse da una concezione dicotomica, cioè belle fedeli, brutte infedeli, traduzione dei professori, traduzione dei poeti, uttorato, utto interpres. Si andava avanti sempre con coppie dicotomiche, e invece in questo modo c'è un superamento della concezione dicotomica del tradurre, e si fondono questioni di tipo estetico con questioni di tipo linguistico o formalistico. E questa è stata una cosa che mi ha insegnato moltissimo appunto all'inizio degli anni 90. Da cui è nata poi la rivista Testo a Fronte, che tuttora esce, di teoria e pratica della traduzione letteraria, che io continuo a curare per l'editore Marcos Marcos. Allora, parlando di impegno civile, anche di Stato di diritto, io riprendo la domanda che ti fa Marco Corsi a pagina 97, per dire come in pochi mesi le cose e anche le risposte potrebbero cambiare. Il libro uscito a marzo è stato scritto negli anni precedenti, perché è un lungo libro intervista, e mi chiederei se tu dovessi dare la risposta oggi, cosa daresti a questa domanda. Stavo riflettendo sulla definizione di Stato costituzionale di diritto, ti chiede Marco, all'interno della quale una delle componenti essenziali riguarda le libertà individuali, il rapporto al vivere sociale. Ti sembra che in questo momento storico in Italia ci siano delle libertà minacciate? E la risposta allora fu una, e adesso quale sarebbe? Adesso bisogna essere molto, molto attenti, perché in questo momento credo che la confusione regni sovrana. Purtroppo in un assetto costituzionale il rispetto delle istituzioni è la cosa fondamentale. Venuto meno quello, tutto può succedere. E io ho visto venir meno questo rispetto costituzionale e istituzionale, non le persone, ma ciò che le persone, ciò che era così, il ruolo. L'ho visto mano a mano disgregarsi. E quindi questa situazione mi preoccupa molto, mi preoccupa davvero tanto, e spero che si riesca a venirne fuori senza toccare proprio il fondo. Ma il fondo non è lontano, è molto vicino, purtroppo. Temo molto, ecco, diciamo, in questo momento sono molto preoccupato, sinceramente preoccupato. E su questo, diciamo, con questa nota un po' così,
passiamo anche ad altre parti della produzione, siamo concentrati molto sulla biografia, anche sull'aspetto più, diciamo, della prosa. Prima di dimenticarmi, vorrei ringraziare Andrea perché sta veramente conducendo un'intervista con tanto entusiasmo e tanta intelligenza, quindi grazie. Ma ti dicevo, parlando invece di poesia e rimanendo sull'ambito, diciamo, nel passato, sull'ambito civile, mi è piaciuta molto l'attenzione di Marco nel chiederti conto della tua poesia, anche della tua poesia civile, per esempio Noi e Loro, e poi in Zamella, il corrispettivo anche di questo rapporto con la cultura altra, ma anche in altri casi, con Germania per esempio, oppure potevo fare la fine di Turing. E questa tua attenzione nel dire che in Italia è molto difficile in realtà fare una poesia di questo tipo, e gli esempi infatti sono rari. Sì, è vero, più che molto difficile è una cosa abbastanza rara. Per me è naturale, non che uno in poesia non possa parlare dei propri sentimenti, delle proprie aspirazioni, oppure non possa sperimentare nuove forme metriche, uametriche e quant'altro, però siamo dentro in una società, abbiamo delle aspettative, delle speranze, delle expectations. E quindi non vedo perché un mezzo, un'arte, una branca della letteratura come la poesia non possa registrare queste aspettative. A questo punto, visto che l'abbiamo messo lì, e questo è appena fresco, fresco, appena uscito, leggerei da qui allora. Vi leggo, ma sì, visto che prima abbiamo parlato del coming out. C'è una sezione di questo libro che si intitola Rivendicative ed è una sezioncina, praticamente sono le poesie appunto di questa, scritte dopo naturalmente, ma che riguardano il coming out. Ecco, questo per esempio si intitola Mio sussulto, è una poesia di 7 versi, a pagina 121. E ve la posso leggere, tanto hai smesso di sfogliare. Mio sussulto, mia ex segreta malattia, mio stato chiuso nella vacuità di sguardi obliqui, mia pazienza in mancanza di meglio, mia esuberante rinascita con una dichiarazione al mondo. E poi potrei, dunque questo libro, magari tu mi fai la domanda perché questo titolo, io rispondo, questo titolo, sì, Era la successiva, la insomma, mi domanda non è piace pure le successiva. domande, ormai l'autointervista di Franco No, Buffa. dai, fammi la domanda. Ah, vabbè, già vogliamo passare qui, io ancora avevo qualcosa da chiederti Beh. sui tuoi maestri, però cogliamo l'occasione per passare al libro La linea del cielo. In questo caso sono molto contento di parlare del titolo, perché insomma in qualche modo ho partecipato. Io mi ricordo che Franco mi parlava di questo libro più o meno un anno e mezzo fa, forse un paio di estati fa, e l'aveva allora pensato con un altro titolo, che era Codice Codice Verlaine. Verlaine, quando me l'ha detto. Perché il codice Verlaine era un mistichio da Paul Verlaine, dalla chanson d'automne di Verlaine, che era il segnale dello sbarco in Normandia e completava il verso, se volete ve lo leggo perché era un verso molto significativo, nel senso che era rivolto ai maquisards francesi, ma partiva da un ufficiale anglosassone, era Les sanglots longs des violons de l'automne, i lunghi singhiozzi dei violini d'autunno. Ora voi pensate alla perversione di questo ufficiale anglosassone che va a pescare un verso così languido con centinaia di migliaia di giovani uomini pronti al sacrificio supremo, sia anglosassoni che dovevano sbarcare in Normandia, sia maquisards francesi che dovevano far saltare ponti, ferrovie in contemporanea con l'assalto.
E io ho pensato solo una mente snob, e non vorrei aggiungere altro, anglosassone poteva pensare che la keyword fosse un verso così languido. E poi ci doveva essere il seguito di questo verso languido, perché questa prima parte, appunto, le sanglots longs de violon de l'automne, doveva dire adesso comincia l'attacco, però aspettate la seconda parte. E la seconda parte del verso invece dice «Bless mon cœur d'une langueur monotone», cioè questi singhiozzi lunghi dei violini d'autunno mi feriscono il cuore d'un monotono languore. Ora, se non c'è della perversione gay qui, non so dove la si possa andare a pescare. Tutte queste centinaia, migliaia di uomini, giovani, pronti al sacrificio supremo, erano lì che aspettavano la seconda parte, cioè mi feriscono il cuore d'un monotono languore. E questa seconda parte del verso non arrivava semplicemente perché le condizioni atmosferiche non permettevano lo sbarco in Normandia. E quindi è stato rimandato di 3 giorni. Per cui queste centinaia di migliaia di persone erano in attesa che il tempo si schiarisse, ma voleva dire bloccato tutto, e c'erano i servizi di rifornimento, c'erano le lavanderie, e c'erano gente che stava male perché c'era mal di mare, cioè tutta una situazione così, aggrappati a questo verso di Verlaine. Mi sembra che en français on dirait il y avait de la cuisine, no? C'era del materiale su cui costruire una poesia. E io ho costruito questa poesia Codice Verlaine, che poi tra l'altro fa il paio anche all'altro autunno, che non è quello di Verlaine, ma quello di John Keats. E quando io ho presentato a Verzanti questo stesso libro con quel titolo, Codice Verlaine, loro mi hanno detto, libro bellissimo, facciamo senz'altro, però cambi titolo. Perché appunto dopo Codice da Vinci ormai la parola codice è stata abusata e quindi non può più usare questo titolo, ci dispiace, ma il nostro promotore non... E allora fammi fare un pezzo a me. Allora, a quel punto a me era piaciuto tantissimo Codice Verlaine, proprio perché c'era dietro questa storia che non conoscevo in realtà quando me l'ha raccontata Franco la prima volta. Poi Franco dice il libro, dice no, non si intitola più Codice Verlaine, si intitola Tra due città. E dico no, lì mi sono un po' devi importarti con Verzanti, perché Tra due città è brutto, non si può sentire. Tra due città è un titolo Dickens, da Dickens, Tale of the Two Cities. Mm-hmm. Ecco. Ovviamente tra due città ha un significato, fammi dire questa cosa, ha il significato che poi sta nella linea del cielo. Cioè tra Milano e Roma, le due ascendenze anche di scuole poetiche, la linea alpina, lombarda, per me è alpina, lacustre, e la linea diciamo, appenninica e romana, che poi è la seconda vita di Franco da quando si è trasferito a Roma, avendo preso poi cattedra a Cassino. Quindi aveva un senso diciamo, pratico di descrizione di questo dialogo tra poetiche, però era secondo me come titolo inefficace e quindi l'ho convinto a impuntarsi, ho dato lo spunto che poi ha portato all'ultima poesia, un'altra poesia aggiunta e al titolo. Sì, perché che poi possiamo leggere. In prime bozze era proprio Tra due città e poi dopo lui ha cominciato a pensare al logo dei treni, il logo dei treni tra Milano e Roma è dalle guglie alle cupole, ecco, è proprio disegnato così, no? Dalle guglie alle cupole. E allora ho detto, beh, dalle guglie alle cupole, poi però, non era troppo, però come titolo già era più caratterizzante, e poi ho detto, vabbè, dalle guglie alle cupole è lo skyline, ecco, quindi facciamo lo skyline. E allora veniva il profilo del cielo, solo che avevo già fatto un altro libro che si intitola Il profilo del rosa, nel 2001, da Nello specchio Mondadori, e quindi io ero lì io che non volevo usare la parola profilo 2 volte, e allora ho tradotto letteralmente skyline, è venuta fuori la linea del cielo. Questa è un po' la storia. E questo è il titolo dell'ultimo libro. Adesso vi leggo un paio di poesie da questo libro e poi vi saluto. Quindi le domande sui tuoi maestri non te le posso fare, ci teniamo tanto. Se vuoi, se loro hanno la pazienza di ascoltare. Si vede la pazienza. Allora, questo libro che è molto basato sulla dicotomia Roma-Milano,
vi leggo alcune poesie di impianto romano. Questa si intitola Maratonina dell'ultimo dell'anno. E questa è una cosa che mi è successa a Villa Borghese il 31 di dicembre di 2 anni fa. In questa Roma, dalle porte sante disertate, la mattina del 31 a Villa Borghese erano in migliaia a correre appaiati in pettorina arancione. E come l'innominato all'alba, mi sono interrogato su quale forza spingesse così tanti a convenire nello stesso luogo, non richiamati da alcuno scampanio, forse da un tweet. Non ho saputo e non so darmi risposta, perché la fede qui non c'entra. Forse sì, quella di Narciso, riflesso nel laghetto, moltiplicato per 1000 narcisismi, non del volto, ma del giro vita petto. Mi sembra, tra l'altro, che questa poesia è uscita qualche anno fa in una plachetta che presentaste, sì, a Messina, perché, in cui ero riuscito a venire. Perché ovviamente molte poesie vengono pubblicate su rivista o più su piccole plaquette, dopo vengono tutte raccolte in un libro. Quest'altra è invece è dedicata a una persona che abita qui a Roma, che si chiama Christine Koschel ed è nata a Breslavia nel 1936, fa la traduttrice qui a Roma, e Christine aveva 9 anni nel 1945, quando a Berlino vide una cosa che non avrebbe più dimenticato, è quello che lei stessa ha definito l'autobus dei bambini morti. Questo accadeva che mentre c'era l'avanzata dei sovietici da est e non c'erano più persone adulte in grado di occuparsi di questi bambini, tutti i bambini erano stati ammassati su questo autobus, ma erano assolutamente lasciati a morire perché non c'era nessuno che li potesse nutrire, alcuni erano anche proprio piccolissimi e morivano uno dopo l'altro. E lei ha visto questo autobus con questi bambini moribondi o già morti. E io mi sono provato a tradurre, solo che puoi tradurre le cose brutte, puoi tradurre le cose belle, puoi tradurre le cose molto belle, ma quelle molto brutte non puoi tradurle perché le parole sono troppo lunghe e finisce che assorbono dei pezzi di dolore. Allora devo trovare un altro modo per dire questa cosa. La rileggo da capo perché... L'autobus dei bambini morti è quello che Christine Koschel vide a Berlino nel 1945. Alcuni ancora vivi, molti infanti, tutti assolutamente soli, abbandonati in una fuga dal nulla al nulla durante l'avanzata dei sovietici. Da qui gli occhi per sempre che l'orrore hanno visto di Christine. Intraducibile se non nello strappo sintattico. E poi, sempre di ambiente romano, ecco un'altra poesia molto più leggera, si intitola Confucio con Maometto a San Lorenzo. A San Lorenzo c'è un locale che si chiama ESC, dove si tengono anche incontri letterari. E io avevo appena partecipato a un incontro in questo locale dove si era sostenuto da parte di alcuni con una certa insistenza la necessità di far sparire l'io per uscire dalla poesia lirica. Deve sparire l'io del poeta. È una cosa che viene teorizzata in Francia dalla fine degli anni 90, il teorizzatore è Glaise, e quindi non è che si dicesse una cosa nuova, però lo si diceva con molta insistenza e soprattutto in modo parenetico nei confronti dei giovani presenti. Io mi trovai a riflettere se avevo messo o meno l'io in poesia, e ho detto, ci sono dei libri dove il mio ego è straripante, appunto il profilo del rosa che dicevamo prima,
Lio lirico di Franco Buffoni è presentissimo, però il libro successivo che si intitola Guerra, che è uscito al Mondadori appunto nel 2005, io, l'io mio non c'è. E allora ho detto, ma io ho fatto il calcolo di togliere l'io da quel libro, no? Semplicemente è stato l'argomento che mi ha indotto a questa scelta, che poi è una scelta grammaticale, eccetera. Quindi ho detto, no, è un argomento di poetica che mi porta a mettere o a togliere l'io, ma non è un dogma che viene dall'esterno, cioè togliete l'io, uscite dalla lirica e farete grande poesia, perché non è così che funziona. Quindi c'era stata una bella discussione con addetti ai lavori piuttosto prestigiosi, una discussione interessante da certi punti di vista. Poi mi si è intersecato un episodio che è accaduto a un mio giovane collega e amico che ha fatto il dottorato di ricerca, eccetera, eccetera, e poi deve insegnare in un corso per stranieri, fa la terza media, insomma. E quindi in un corso per stranieri in terza media fai delle cose molto elementari. E sentite che cosa gli è successo. Confucio con Maometto a San Lorenzo. O voi poeti e critici che all'esque discutete dell'io in partenza da abolire per uscire dal lirismo, sapete il caso di quell'insegnante giovane, motivato, fresco di dottorato, che in terza media al corso per stranieri spiega i pronomi e infine chiede: qual è, secondo voi, la differenza tra egli e lui? Sguardi interrogativi tra gli allievi in classe, età media 20 anni. Consultazione al terzo banco tra il magrebino pizzaiolo e la cinese barista. Ogni giorno in trincea, lavoro e scuola, a produrre un'intesa in romanesco stanco e senza ironia, solo per necessità di definizione, forse, se dice egli, nella scrittura. E per cui questi libri vanno letti per intero. Cioè, è difficile antologizzare da libri come questo. Sì, no, è vero quello che dice, nel senso che io non intendo mai i libri di poesia come semplicemente la raccolta, quando ho 100 poesie nuove faccio un libro, non è così. Per me ci deve essere una trama anche nel libro di poesie. Costruisco i libri di poesia come se fossero libri di narrativa, cioè come storie, come racconti, come, con un loro svolgimento, una loro trama, e vanno letti dall'inizio alla fine. Perché mi sembra che raccontare una storia sia utile anche per, non solo per chi scrive, per avere un obiettivo da raggiungere, ma anche per chi legge. Se mai ve ne posso leggere un'altra sempre da questa raccolta. Ecco, posso leggervi questa poesia, va, mi è capitata aperta a caso, che è dedicata a Vittorio Serena. L'avevo nominato prima a proposito appunto del rapporto col padre, perché Vittorio Serena, mio padre, è poetico. Vittorio Serena era nato nel 13, è morto nell'83, e mio padre era nato nel 14, è morto nell'80. Entrambi erano ufficiali di fanteria nella Seconda Guerra Mondiale e entrambi furono fatti prigionieri nel 1943, Sereni dagli anglo-americani, con cui fece la prigionia in Marocco e Algeria, e mio padre appunto la fece in Germania. E avevano lo stesso modo di guardare e di valutare i più giovani, i cosiddetti sottoposti, perché, ripeto, 7 anni di ordini dati e ricevuti nell'età fertile dai 20 ai 30 anni ti lasciano il segno per il resto della tua esistenza. Quindi erano uomini autorevoli e anche un po' autoritari, che dovevi sapere interpretare, perché più ti parlavano a bassa voce più erano ordini, e più erano distanti e freddi più ti volevano dire altre cose. Dovevi inquadrarli e capirli. Quando qualche anno fa io a Luino, che era il paese natale di Sereni sul Lago Maggiore, ho visitato Villa Hussi, dove è stato ricostruito il suo studio privato, che era a Milano, e lui è ricostruito come lui l'aveva lasciato, con gli stessi scaffali, gli stessi mobili e i libri come lui li aveva lasciati. Io ho avuto una fulminazione, perché teneva i libri esattamente come li teneva mio padre, cioè divisi per collane.
nello studio di Sereni c'erano libri di poesia, nello studio di mio padre c'erano libri di tutte altre regioni, però erano tutti catalogati per collane, per cui vedevi tutta la bianca Einaudi, tutta la verde Garzanti, tutto lo specchio Mondadori, tutta la Fenice, cioè in modo militaresco, come tanti soldatini. Io qui a Roma ho visitato negli ultimi anni Attilio Bertolucci a Via Carini, un casino di fogli, di giornali, ma Bertolucci non aveva fatto, aveva fatto, si era pintanato, il padre del dei due registi, no? Bertolucci, lui non ne aveva fatto la lingua ufficiale, era una cosa da piccoli borghesi che nella divisa e nello stipendio avevano la loro promozione sociale. E quindi Sereni era figlio di un ferroviere, per loro era importante l'essere giovani ufficiali, l'ammirazione delle donne, poi erano abituate che bisognava imparare ad andare a cavallo, bisognava imparare a stare in società, Vittorio Sereni sapeva ballare benissimo, cioè c'era tutto un modo, giocavano a bridge, cioè era tutto una promozione sociale. E questo mi ha fatto sì che ormai a distanza di più di 30 anni così, la loro morte, io li abbia fusi in un unico pensiero. E quindi le poesie che ho scritto su di loro sono molto interseccate. E questa poesia si intitola appunto Vittorio Sereni ballava benissimo. Poi dopo però alla fine, quando pensi che sono lì al cimitero con questa cravatta, perché portavano sempre la cravatta anche alla domenica quando andavano allo stadio, e io mi sono domandato se dall'esterno arrivasse qualcuno a vedere i nostri cimiteri di campagna con queste persone in bianco e nero, queste foto con questo triangolo bianco del colletto e questo triangolo nero più scuro della cravatta, penserebbero che si tratta di una setta. Invece non è una setta, è solo la piccola borghesia. E, ecco, volevo tradurre tutto questo in poesia e ho fatto così. Vittorio Sereni ballava benissimo con sua moglie e non solo. Era una questione di nodo alla cravatta e di piega data al pantalone, perché quella era l'educazione dell'ufficiale di fanteria, autorevole e all'occorrenza duro in famiglia e sul lavoro, coi sottoposti da proteggere e l'obbedienza da ricevere, assoluta. È un ordine, riconoscendo i pari con cui stabilire rapporti di alleanza o assidua belligeranza, ordinando per collane la propria libreria, non con la ragione, ma con quella che in termini di religione militante è la testimonianza, ti dico, tornerai a San Siro, sotto vetro la cravatta a strisce nere, sul triangolo bianco del colletto. Avevo così piena contezza, e poi mi è piaciuto molto invece il collegamento col tuo essere maestro, cioè questa attenzione alla giovane produzione poetica che poi si esplica in un'attività concreta anche editoriale di ricerca e di promozione della poesia contemporanea. Sì, su questo chiudiamo. Dicevo, è importante dare nella misura in cui si è ricevuto. Siccome io ho ricevuto molto dai miei maestri, Giovanni Raboni e da altri, ho pensato sempre che fosse il caso che io allo stesso modo dessi, e quindi ho fondato le collane di poesia giovane, dirigo i quaderni di poesia italiana contemporanea, e penso che questo sia una cosa doverosa quando si è nella condizione di poterlo fare, farlo e farlo al meglio.